Ebbene sì, l'ho fatto. Buongiorno ragazzi, sono Harry Lazzo e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui, tornati in un nuovo episodio delle FAQ. Però signori, però è abbastanza particolare questo episodio, perché come avete visto dal titolo e dalla intro, regà, mi sono lanciato i capelli a zero. Praticamente ragazzi, la penitenza consisteva che se un video avesse raggiunto i 10.000 mi piace, praticamente mi andavo a lasciare a zero. Il video ha fatto 18.000 mi piace, credo. Aspetta che controllo. Sì, ne ha fatti 18.000, niente di che. Quindi, raga, vi ho fatto aspettare un po', però aspettavo praticamente la fine della scuola per farlo. Quindi direi di procedere in questo modo. Vi faccio un po' di domande. Volevo dire, rispondo un po' di domande, ovviamente. Poi all'interno del video, o alla fine, adesso vedo, mi toglierò il cappello per farvi vedere appunto i capelli. Ovviamente le domande me le avete fatte sul mio Facebook, che trovate qui sotto in iscrizione, ragazzi. Credo di aver raggiunto già i 5.000 amici, quindi magari seguitemi anche su Instagram, soprattutto, che è più importante, il social che uso di più. Quindi Instalazza mi chiamo, seguitemi lì, raga, che siete sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Quindi raga, minimo voglio 1.500 mi piace per questo video, non me ne frega niente. Cioè mi sono rasato i capelli, 1.500 mi piace immediatamente. A me non è stato da dire e andiamo dentro con le domande. Darling. Prima domanda me la fa Andrea, che mi chiede come ti senti ad essere rasato come Collina Ballerri. Ciao Andrea, allora devo dire che non si sta malissimo. L'unica cosa, anzi, una delle cose positive che ho trovato è che quando mi faccio la doccia praticamente non mi asciugo i capelli. Quindi quella è una cosa davvero positiva. No, dai, a parte questo, anche ad esempio per uscire non c'è l'intrigo di mettersi i capelli come. Ad esempio, prima avevo la cresta, il ciuffo, quello che è. Prima dovevo mettermi, star là almeno 5-10 minuti a mettermi a posto il ciuffo, eccetera. Mentre adesso si risparmia anche il tempo, ecco. Questa qui è sicuramente una nota positiva di avere i capelli corti. Giovanni invece mi chiede: Fuck, quando e come hai deciso di diventare un youtuber? Non ho deciso, è stato tipo tutto un susseguirsi di fatti. Ho visto che praticamente 2 estati fa. Ho cominciato, ho fatto praticamente un video al giorno, portavo. Ho visto che comunque crescevo piano piano. Sono arrivati 1.000 iscritti nell'agosto, appunto, di quell'estate. Lo scorso agosto ne ho fatti 10.000. E adesso, raga, siamo a 31.000. Quindi, davvero, grazie, grazie. Non credo ci sia alcun youtuber che ha deciso: Ok, da questo periodo della mia vita inizio a fare lo youtuber. Credo che comunque sia stata per tutti una successione di fatti. Luigi invece mi chiede: Fuck, da piccolino che lavoro volevi fare da grande? Come ogni ragazzino, come ogni bambino, credo che il lavoro, quello che tutti sognano praticamente, è il calciatore. E così infatti era anche per me. Come tutti sappiamo è difficile diventarlo. Poi, ora sinceramente non lo dovrei dire, però un'idea per il futuro non ce l'ho su che lavoro fare. Comunque, ecco, il mio sogno era quello di fare calciatore. Poi mi ricordo anche l'astronauta, mi piaceva, e il pizzaiolo. Biagio invece mi chiede: Fra un anno, come ti vedi? Continui la tua carriera da youtuber? Bella zì. Bella Biagio. Allora, tra un anno come mi vedo? Spero di aver raggiunto i 100.000 tra un anno, davvero lo spero. Continuerai la tua carriera da youtuber sicuramente finché non mi stancherò, regà. Io continuerò a portare contenuti qui sul canale e finché vedo che c'è un pubblico che mi segue, regà, state tranquilli che continuerò a portare video. E niente, fra un anno spero di appunto raggiungere i 100.000 iscritti, l'ambito sogno dopo i 10.000. Quindi ragazzi, spammate il mio canale a tutti, WhatsApp, gruppi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, tutto, tutto. Antonio invece mi chiede: Fuck, come ti senti quando ti chiedono una foto o un autografo? Bella Harry, salutami. Ciao Antonio. Allora, quando me lo chiedono dico: Ma che cazzo sono io per fare foto e autografi? Però poi comunque ti rendi conto il numero che ha lì in alto, 30.000. Raga, 30.000 possiamo praticamente riempire uno stadio di Serie A. No, come mi sento? Mi sento che sto facendo un buon lavoro, insomma, su questa piattaforma. E buona parte di questo lavoro ovviamente è solo grazie a voi. Alfredo Brindisino, grandissimo Total Freddy, mi chiede: Fuck, ora che sei pelato, pensi che scopperai di più? E poi, tipo, Domenico sotto gli ha commentato: No, scoprirà di meno perché alle ragazze non piacciono i pelati. Allora, Domenico, aspetta, aspetta, ti rispondo con una foto. Francesco invece mi chiede: Da piccolo, dov'è, l'ho persa adesso? Sì, da piccolo ti favi già Milan oppure un'altra squadra? No, regà, da quando sono nato tifoso rossonero 100% nel cuore. E se vuoi saperne di più, la squadra con cui ho iniziato ad amare il Milan è stata quella dove c'era Shevchenko. Regà, Shevchenko per me, anzi, vi faccio vedere una cosa. È calla, regà. Un attimo, eccola qui.
ho il quadretto in camera con l'altro di Shevchenko. E ne avevo anche uno con Dida, solo che non so dove l'ho messo. Quindi raga, per me Shevchenko è tutto. Avevo anche la maglietta da piccolo, che ancora c'ho, non l'ho buttata ancora via, raga. Fatemi sapere magari qui sotto con un commento se volete vedere la mia collezione di magliette da quando ero grande così e quando ero grande così. Sì, non è cambiato tantissimo però. Quindi da quell'anno lì ho iniziato a tifare Milan. Quindi signori, direi che questa qui era l'ultima domanda. Io spero che questo video... devo farvi vedere... Vabbè, però avete lasciato mi piace. Mi piace l'avete lasciato. 1500, raga, 1500 mi piace. Lasciate mi piace se vi aspetto, 1, 2, 3, 4, 5. Messo. Allora, raga, fate partire la musichetta. È dura, raga. No, sembra un po' però tipo Antonelli del Milan. Bella per Antonelli, so che ci seguono i like. Quindi ragazzi, questo video mi piace qui. Ragazzi, spero vi sia piaciuto. 1500 mi piace perché, raga, l'ho fatto, avete visto. Mi raccomando, raga, passate qui sotto da tutti i miei social, Instagram soprattutto e Facebook. Attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.